Una nuova TAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale che permette di ottenere immagini di altissima qualità diagnostica, è stata inaugurata questa mattina all'ospedale Fucito di Mercato San Severino. Al taglio del nastro presente il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Questa nuova TAC con intelligenza artificiale, con altissima definizione un po' dei suoi prodotti, è un ulteriore contributo tecnologico a questo ospedale. Devo dire che abbiamo già delle eccellenze regionali per quanto riguarda la chirurgia della parete addominale, il pancreas, l'endoscopia, e per l'endoscopia in particolare un centro regionale. Quindi davvero è diventata una struttura molto molto importante nell'organizzazione sanitaria della Regione Campania, oltre che dell'ASL di Salerno. Nota dolente purtroppo la carenza del personale negli ospedali. Stiamo combattendo ormai da 2 anni. Abbiamo spiegato a tutti quanti che fra poco non ci saranno i medici per aprire i pronto soccorsi. Ma la soluzione è quella di raddoppiare le retribuzioni per i medici dell'emergenza, come ovvio. Fanno un lavoro che è assolutamente usurante. Diminuire l'età pensionabile, consentire ai giovani medici laureati che fanno le scuole di specializzazione di avere contratti a tempo indeterminato, per essere utilizzati subito nelle strutture ospedaliere, e poi cancellare questa vergogna del numero chiuso alla facoltà di medicina. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, Vincenzo D'Amato, ha ricordato anche gli investimenti fatti e quelli futuri per il Ruggi. Pensi che noi negli ultimi 18 mesi abbiamo impegnato 25 milioni di euro per solo dipartimento di diagnostica radiologica. Abbiamo sostituito tutte le vecchie TAC, per cui al Ruggi di Salerno sono 3, in totale 6 TAC in tutta l'azienda. Abbiamo un nuovo acceleratore lineare, abbiamo il gamma pod per il tumore mammario, per la radioterapia stereotassica, una cosa veramente importante, importantissima. Le prime donne saranno trattate tra la fine di giugno e i primi di luglio. Abbiamo dovuto avere le autorizzazioni dal Ministero, i cui tempi non sono stati brevissimi, però è un'apparecchiatura che siamo riusciti ad acquistare e a collaudare in soli 7 mesi, ci tengo a dirlo. Abbiamo tutti gli angiografi nuovi, l'angiografo biplano nella neuroradiologia del Ruggi, insomma tanto tanto tanto, perché questa è un'azienda che tiene all'innovazione. Una cosa a cui tengo, mi date l'occasione e vi ringrazio, la PET-TAC, la prima pubblica in provincia di Salerno, stiamo lavorando alla grande. Probabilmente prima dell'estate l'avremo terminata. La nuova TAC rappresenta un ulteriore valore aggiunto al plesso ospedaliero di Mercato San Severino, già sede di altre importanti specialità come la gastroenterologia, allergologia, il laboratorio di genomica medica, il reparto di odontostomatologia sociale per le fasce deboli della popolazione. Passi importanti e significativi iniziati circa 4 anni fa. Dal 2020 abbiamo implementato e incrementato tutto, abbiamo veramente avuto un cambiamento totale di tutte le macchine pesanti, c'è TAC, risonanza e altro, dal 2020. Inoltre, sempre come direttore di dipartimento, anche in radioterapia abbiamo avuto un incremento con apparecchi di una certa importanza, tant'è vero a giugno partirà la gamma pod. Così anche in medicina nucleare, che fa parte anche del mio dipartimento, penso a settembre partiremo con la PET-TAC. Da domani, grazie alla nuova TAC, partirà un percorso oncologico con i pazienti afferenti al reparto di gastroenterologia diretto dal dottore Attilio Maurano e di chirurgia del professore Umberto Bracale. Questa TAC è in grado di ridurre a livello più basso possibile la dose di radiazioni al paziente fino all'80%. Permette di ottenere immagini cliniche di altissima qualità diagnostica ed elevato dettaglio anatomico in tutti i campi, sia campo pneumologico, oncologico, vascolare ed urologico, e con protocolli specifici adattabili alle singole condizioni cliniche e al singolo paziente in esame. Inoltre eseguiamo esami anche organo specifici grazie alle ottime prestazioni di questa TAC, come studio del cuore, studio del colon con elevata accuratezza, la colonscopia virtuale, che è molto importante.
importante, le seguiamo con, sia per pazienti interni che esterni, con l'impegnativa del medico curante. Di questa DAC è stata possibile da un congiunto impegno organizzativo del direttore generale, dottor Vincenzo D'Amato, il direttore medico di presidio, dottor Luigi Memoli, il nostro direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica, Renato Saponiero, e soprattutto dal punto di vista tecnico-ingegneristico il direttore dell'ingegneria clinica, Angelo Marra, dottor Angelo Marra. Stai vedendo TV Medica, la televisione della salute e del benessere.